Segui Gesù con un cuore puro. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi che è una luce, una lampada ai nostri passi. Leggiamo insieme Luca 11, 37 fino al 41. Mentre stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: voi farisei, pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro ed ecco, per voi tutto sarà puro. Amen. Oggi vediamo come c'è una situazione in cui un fariseo invita Gesù a pranzo. In realtà è un'occasione da parte dell'Evangelista Luca di trattare un argomento molto delicato, il fariseismo, l'ipocrisia che c'era. Lo vedremo anche nei prossimi giorni. Ciò che ascoltiamo e i guai che poi Gesù stesso dirà sia ai farisei, sia rivolgerà contro i dottori della legge, rappresenta una situazione contemporanea all'Evangelista Luca che si viveva in quegli anni, verso gli anni 80, in cui era molto forte l'ipocrisia da parte loro. Ecco che questo brano, che vede quindi Gesù in una situazione di invito a pranzo con farisei, risponde a quella situazione, ma al tempo stesso risponde anche a noi oggi, ad un cammino di fede genuina. Qui condannano Gesù nel loro cuore e Gesù sa ciò che pensano perché non si era fatto le abluzioni prima del pranzo. Gesù dice: voi state curando l'esterno, i precetti, una esteriorità eccessiva, ma in realtà il vostro cuore è sporco, il vostro cuore è pieno di malizia, il vostro cuore è pieno di male, è pieno di giudizio, critiche. Ecco che il Signore sta indicando una via. Purificate, dice, ciò che è dentro di voi. Purificate il vostro interno, che è pieno di cattiveria. Alla luce di Gesù, noi possiamo da un lato prendere il Salmo 50-51, attribuito a Davide dopo il peccato commesso con Bezzabea, quando dice: crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Noi spesso camminiamo da fedeli, da discepoli di Gesù, curando un'esteriorità, un culto, delle preghiere, dei gesti, delle opere, ma il cuore è nelle tenebre, il cuore è indurito, il cuore non è piegato a Dio, non ha fiducia in Lui e speriamo di ricevere però la benedizione. Dal Salmo comprendiamo, così come il re Davide, l'eletto di Dio, l'unto di Dio, ha chiesto perdono e ha chiesto a Dio di purificarlo, anche noi oggi nella nostra vita gli diciamo: Signore, crea in me un cuore puro, fa che ciò che io dico agli altri, il mio modo di agire, di comportarmi, di relazionarmi con loro, sia coerente con la tua parola, con il tuo Vangelo. Soprattutto non sia ipocrita. Dall'altro aspetto, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Quante volte San Paolo nelle lettere parla alle proprie comunità dicendo:
Attenzione, se non invocate lo Spirito, se non vivete nello Spirito, leggiamo Romani 7, Romani 8, vivrete nella carne, avrete le opere della carne, invidia, fazioni, gelosie, impurità, dissolutezze. Invocate lo Spirito, seguitelo per avere i frutti dello Spirito Santo. Ecco quanto oggi è importante accogliere questo episodio di questi farisei che erano ipocriti, che non avevano un cuore puro, affinché noi ci identifichiamo in essi per la conversione. Preghiamo quindi dicendo: oh Signore, di fronte a Te mi riconosco peccatore, manchevole in tanti aspetti. Di fronte a Te riconosco che il mio cuore è sporco e spesso penso male degli altri, della mia vita, e mi sento di valere molto di più di tante altre persone. Allontana da me il fariseismo, l'ipocrisia. Spirito Santo, vieni in me affinché io detesti le opere della carne e possa favorire la vita ascoltando Te, Spirito Santo. Vieni, intervieni nella mia vita privata, personale, ma soprattutto nel mio cuore. Crea in me, oh Spirito Santo, un cuore puro, un cuore sincero verso Dio e verso i miei fratelli. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E allora, amici carissimi, riceviamo lo slogan di oggi. Segui Gesù con un cuore puro. Seguiamolo invocando lo Spirito Santo, che ci indica la via della sincerità e della purezza. I puri di cuore vedranno Dio, ha detto Gesù. Che sia questo il giorno in cui facciamo questa esperienza. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre, le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!